che è la cosa più forte e potente che uno possa fare, no? La bellezza dell'arte, la sublimazione di un gesto d'eleganza contro la violenza, l'abominio della guerra. Tanto lo dico, Partiamo dal presupposto che calcio e storia spesso vanno di pari passo, no? Cioè lo sport è stato capace di interrompere le guerre, di frenarle, addirittura le ha accelerate in alcuni casi o le ha fatte nascere. Questo i ragazzi lo sanno, io sono convinto che lo sport sia cultura, no? Come tante altre materie scolastiche, ma che a scuola è troppo poco presente, quindi poter parlare ai ragazzi di quello che la storia insegna, dei messaggi che veicolano e che trasferiscono e trasmettono gli sportivi che sono impegnati ad esempio nella rivendicazione dei diritti civili o dei messaggi che lasciano quando riescono, no, con la forza della loro presenza a interrompere dei conflitti, queste sono cose che i ragazzi devono conoscere, cioè sono dei concetti che devono arrivare ai ragazzi sapendo quale sia l'importanza dello sport, non soltanto nei 90 minuti in una partita di calcio che finisce bene o male, ma per quello che poi lo sportivo può trasferire. E le storie che abbiamo raccontato oggi sono tutte storie di sport, ma anche di vita. Ci troviamo a Catanzaro, da giornalista sportivo, cosa ti potrà mai venire in mente? Aspetta, Catanzaro, io ho lavorato tanto con Massimo Mauro per un sacco di tempo mi raccontava di quando lui giocava nel Catanzaro, sono un grande amico di Gianluca Di Marzio, suo papà il mitico Di Marzio lavorava qui a Catanzaro, mi ricordo Ranieri, no, nelle prime interviste che gli facevo quando parlava del Catanzaro, è una piazza storica, è una piazza che merita innanzitutto di essere in Serie B, perché il Lega Pro non c'entrava nulla, lo possiamo dire, cioè senza piaggeria, non perché sono qua. Ed è partito la grande, e quante volte nel calcio recente abbiamo visto i doppi salti, no? Dalla C alla A, io penso che insieme a Parma, Venezia, Palermo, se non per i due posti diretti per la Serie A, ma nei playoff ci sarà il Catanzaro. La volta è andata male, la prossima andrà meglio mettendoci magari più impegno, con un po' più di fortuna, con un po' più di applicazione, ma questo secondo me è un tema.